Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di una serie televisiva di nome You che è uscita su Netflix il 26 dicembre. You parla di un libraio di nome Joe Goldberg che si innamora a prima vista di una ragazza di nome Beck. All'apparenza sembra che tra i due scatti subito una scintilla e fin qui la trama rispecchia più o meno i canoni di una serie TV romantica, finché non scopriamo la vera natura di Joe. E la sua vera natura è quella di uno stalker omicida. Ho iniziato a seguire You da quando è andata in onda sul canale americano Lifetime. È un canale che affronta temi come i tradimenti, gli omicidi, lo stalking. Quando ho visto You, conoscendo la qualità della Lifetime, ho pensato che sarebbe stata una classica serie di quelle che ti fanno un po' storcere il naso in alcuni momenti. Invece mi sono molto ricreduto e è diventata una delle mie serie preferite. Joe è all'apparenza un ragazzo normalissimo. Lavora in una libreria, ha la classica faccia da bravo ragazzo, e se qualcuno andasse a guardare You senza conoscere prima la trama, penserebbe: wow, un ragazzo si innamora di una ragazza al primo colpo e una serie un po' banale. Invece, già subito dopo i primi minuti, cominciamo a capire che c'è qualcosa di più. La serie è narrata dal punto di vista di Joe. Sentiamo i suoi pensieri che a volte ci fanno un po' venire una crisi, diciamo, perché sappiamo che lui è un personaggio quasi antagonista, ma nel modo in cui racconta a volte ci fa quasi dimenticare delle cose che commette. Questo è successo con me prima dell'ultima puntata. Dopo l'incontro con Beck, Joe la rintraccia subito, controlla i suoi social, si fa praticamente un viaggio dentro tutta la sua vita e comincia anche a seguirla. Si informa sulle amiche, sul ragazzo di Beck, tanto da spiarla mentre fa l'amore con il suo ragazzo e masturbarsi. La storia si svolge a New York e alterna la storia con dei flashback sull'infanzia e sulla relazione precedente di Joe. Il protagonista della serie è Joe, non Beck. Essendo un protagonista, non è stato dipinto per tutte le puntate come un mostro. Dovremmo intuirlo noi. È simpatico, premuroso verso il suo vicino di casa, un ragazzino che vive una situazione drastica perché il compagno di sua madre la picchia e litigano in continuazione. La maggior parte delle volte che Joe torna a casa trova il suo vicino seduto sulle scale che lo aspetta e gli porta dei nuovi libri da leggere, lo fa andare con lui in libreria. Quindi si potrebbe dire che Joe è un ragazzo affettuoso e tranquillo. A questa immagine si contrappone la parte in cui è uno stalker. È una persona capace di tutto pur di arrivare a Beck, anche di uccidere le persone che si possono mettere in mezzo. Difatti la prima vittima della serie è il ragazzo di Beck, Benji. Conoscendo soprattutto Benji, ci verrebbe da dire: wow, questo ragazzo è veramente pessimo, è un tossico, tradisce Beck di continuo. Viene dipinto talmente come una persona negativa che quando Joe lo tiene segregato in una cella, ci viene quasi da dire: forse te lo meriti. Ecco. Questa è una delle cose che la serie, secondo me, riesce a fare meglio. Ti porta in certi momenti a giustificare le azioni di Joe, anche se sai che sono sbagliate. Forse perché Joe è un ragazzo nel quale ci potremmo identificare in molti, togliendo la parte dello stalking. Si innamora di una persona della quale vede tutte le cose positive, anche se magari questa persona ha molti difetti. Parlando appunto di Beck, lei è una scrittrice, o almeno sta studiando per diventarlo, che abita a New York in un appartamento che decisamente non può permettersi. Intorno alla sua vita ruotano le sue tre amiche più importanti, che sono Peach, Annika e Lynn. Annika e Lynn sono tranquille, sono tutte ragazze benestanti comunque, ma non diventano mai troppo invadenti, anzi, sono dinamiche. Annika è un personaggio che non si limita ad essere l'amica di Beck che si è creata un'immagine di influencer sui social, la vediamo in più momenti anche parlare con Joe. Peach è la migliore amica di Beck, quasi una sorella. Peach ha i soldi che le escono anche dalle orecchie. Questo lato delle amiche di Beck è una cosa che lei risente molto. Lei fa anche fatica a mantenersi, d'altronde non ha un lavoro e i soldi con cui paga l'affitto sono quelli che riceve dal padre che spaccia per morto. Peach ha una sorta di controllo quasi maniacale nei confronti di Beck. La costringe a fare tutto quello che vuole, anche quando magari Beck crede di volerlo fare veramente, e in realtà non è così. La riesce quasi a giostrare. Quando Beck rischia di non poter pagare l'affitto, Peach le strappa un assegno e le dice, con questa nonchalance proprio: tieni, pagalo, ciao.
insomma, dai, cosa che facciamo tutti i giorni per i nostri amici. Quindi Peach è una specie di sorella che ti obbliga a starle sempre dietro. Beck, tramite l'influenza di Joe, si staccherà sempre di più da questo rapporto ossessivo da parte di Peach. Cercando di evitare troppi spoiler, Joe scopre praticamente tutte le informazioni tramite i social, tramite Instagram, Facebook. Ricordatevi di controllare le impostazioni sulla privacy. Io l'ho già fatto. Alla fine della stagione si cambia, almeno spero, opinione su Joe, se non la si è già cambiata prima. Personalmente ho provato abbastanza disgusto nei confronti del personaggio. Quando si guardano tanti film horror o serie TV horror anche sullo stalking, spesso i protagonisti sono le vittime, non gli aggressori. In questa serie il punto di vista viene dato al cattivo, ma la maggior parte delle volte non è il punto di vista che pensiamo di trovare in una persona malata. Almeno io mi aspettavo che fosse in alcuni momenti un po' più macabra l'intera vicenda. Però a volte ci sono delle puntate che proseguono senza violenza e viene da dire: wow, sto guardando una commedia romantica. Tutto quello che avevamo potuto pensare su Joe e su quanto ci avesse cercato di fare giustificare alcune sue azioni per l'amore nei confronti di Beck era folle. Molte persone hanno criticato Beck. Allora, io stesso ho mosso delle critiche nei suoi confronti durante la serie perché alcuni suoi atteggiamenti mi sembravano molto campati per aria. Alcune delle cose che lei ha fatto avrebbe potuto farle anche un ragazzo. Quindi, togliendo la parte dello stalking, concentrandosi solo su quello che ha fatto lei durante la serie, veniva un po' da dire: Beck, ma cosa stai facendo? Mentre Beck usciva con Joe, ha portato a casa di Peach e si tenevano mano per la mano, andava a letto con baristi e persone a caso. Questa è una delle cose che mi ha fatto un po' dire: ma io non farei mai questa cosa. Forse di questi tempi è una cosa che si fa e forse sono limitato io. Per come sono fatto, io non sarei andato a letto con altre persone mentre uscivo con qualcuno. Però a quanto pare è un po' la normalità adesso. Un'altra delle critiche che ho visto molto rivolgere a Beck è il fatto che lei si decantasse come una grande appassionata di scrittura, come se la scrittura dovesse essere la sua vita, ma che allo stesso tempo scriveva quasi mai. Allora, io personalmente ho la passione per la scrittura e in alcuni momenti della mia vita ho avuto più ispirazione piuttosto che in altri. Lei ha un affitto da pagare, i soldi che ha non le bastano, le sue amiche invece hanno un sacco di soldi, sono tutte popolari, benestanti, e quindi penso che Beck avvertisse una pressione. Non è una cosa che si può criticare di lei. E il momento in cui scriverà sarà anche il momento in cui Beck stessa diventerà più del personaggio che era stata fino a quel momento. Però lo vedrete. Le pessime doti di stalker di Joe. Durante la serie affronta delle situazioni che lo avrebbero subito rivelato come stalker. Stranamente ha sempre una spiegazione valida per tutte le sue attività losche. Queste sono le mie idee sulla prima stagione di You. Ho elaborato alcuni punti, altri magari li ho un po' tralasciati, però avevo piacere di parlarne e di sentire anche che cosa ne pensate voi. Quindi, se avete visto You e se avete anche letto il libro, che io purtroppo non riesco a trovare da nessuna parte, ci vediamo al prossimo video e fatemi sapere che cosa ne pensate.